Buongiorno e buon venerdì a voi. Sono all'incirca le 9, non lo so, non ho ben guardato l'ora. E noi, dopo colazione, dopo io ho già fatto yoga, sono rientrata in tenda, abbiamo già fatto colazione. Adesso facciamo anche un po' di risveglio mattutino per Michel, che l'ho detto dopo colazione, via, facciamo due passi dentro il campeggio. Ti sembra addormentata? No, devo dire che è abbastanza svelta. E la cosa bella che le ho detto, visto che siamo praticamente al penultimo giorno, le ho detto andiamo a fare due passi in pigiama con le ciabatte, perché proprio il bello del campeggio è questo. Solo che ho anche detto a Miki, passeggiamo al sole perché ho freddo, no, lei sta cercando tutte le vie all'ombra. Ma no, perché qua c'è l'ombra anche di là, c'era l'ombra. No, se seguivamo la strada... Ah, perché tu non volevi... Giustamente lei non voleva passare davanti al bar, al market, al ristorante, perché siamo in pigiama, per quello... Ah, no. Però ho visto questa zona che non avevo mai visto, pensavo. È vero. Guarda che bello, per esempio. Sì, è vero, questo è un bel passaggio. Guarda che bello, con l'edera. Con l'edera che crescerà, che non è ancora cresciuta. Però ragazzi, guardate che sia, sentite più che guardate. Sono belle queste tende. Ma come mai non abbiamo preso queste, Miki? Perché non abbiamo scelto queste qua? Perché non hanno bagno. Ah, sono senza bagno. Che bello. Però mi piace davvero tanto qua. E le tende sono sicuro, perché le abbiamo provate, decisamente più calde e per assurdo meno umide del bungalow. Nel bungalow c'è tanta umidità, ragazzi, vi dico proprio la verità. E questi... Così vi faccio vedere una parte che non vi ho ancora fatto vedere. Questi sono di glu, dentro sono bellissimi, anche qua c'è proprio solo il letto, hai il letto, i comodini, non so se ha accessi anche il televisore, però sono belli questi, Miki. Sì, molto. Sì, direi che se dovessi sceglierne uno senza bagno, cioè nel senso che... Allora, questo è comodo perché qua è solo lavanderia, cioè ci fossero i bagni anche qua, ma cioè se ci fossero i bagni... È bello questo qua, perché qua hai subito i lavandini, il tavolo per mangiare e i lavandini che sono in comune. Lavanderia. Ah sì, sono i bagni. E ci sono i bagni. Ma no, ma allora Miki, pigliamo la tenda. Sono pulitissimi. Cioè, ragazzi. Che profumo che c'è. Questi cosa sono? Bagni? Ah, le docce? E qua, no, uomini e donne, qua il... uomini? No, uomini e donne. Lavandini e le docce. Proviamo, perché non prendiamo a maggio, visto che stiamo a pochi giorni, una di queste? Guarda, abbiamo i bagni, vieni a vedere i bagni. Che sono più puliti del bagno che abbiamo lasciato noi in sti giorni, perché siamo in un buco di bagno. Cioè, senti che profumo di pulizia che c'è. Sì, fanno di puliti. Però Erika, non hai lavandino, devi venire qua questo freddo a lavarti. Ti ricordo che adesso siamo al caldo a lavarci. Adesso fa un po' freddo, però a maggio farà più caldo. E però se sei alle 5 devi venire qua, farà più al freddo, alle 5. Perché non si vedono le tende da dentro. Ricordo che non c'è qualcuno. Ah. Non lo sappiamo, è vero. Io volevo farvi vedere l'interno di una tenda, ma giustamente non sappiamo se c'è gente dentro. A parte che tanto non si vede. Ma che bello. Io, guarda, questi secondo me sono meravigliosi. Allora, questi sono particolari, però dormi per terra, sei in ginocchio, però comunque sia, sei davvero vicino. Questa è già più... Ah, però magari questo mi piace. Mi piace questo. Poi c'è anche quella, c'è la tenda canadese, punta anche. Sì, la tenda canadese l'ho fatto vedere. Guarda, qua questo era bello e avevamo lavanderie e bagni vicino a settembre e pagavamo la metà della metà della metà della metà del quarto della metà dobbiamo rispetto a quello perché questi sono da due. Sì. Per curiosità adesso voglio andare a vedere i prezzi di questi.
Allora, ah no, niente, non c'è niente. Non c'è niente qua. Ah, ecco, si vede dentro. Cosa c'è? Aspetta. Ah, c'è proprio solo il letto e basta. Sì. Letto e comodini come stop. Vabbè, però hai questo spazio qua con le panche. E questo sì, effettivamente. E non hai la cucina, perché lì ci sono i tavoli e il lavandino. Non mi ricordo, c'è anche la cucina. C'è una zona lavabo. È solo lavabo e sì, non hai la cucina, non hai modo di cucinarti. No, non è cosa. Siamo incastrate. Dove usciamo? Allora, questi sono quelli che abbiamo scelto a settembre. Quindi siamo in questa via, mica in pigiama. L'ho detto che siamo uscite in pigiama. Allora, uno di quei, non sappiamo quale, perché ecco la cosa brutta è che tipo noi per settembre abbiamo chiesto un numero esplicito, però loro fino all'ultimo non te lo sanno dire. Allora, sì, quindi ci sono, se per caso allungasse il periodo chi già c'è in chi quello già c'è. Che scelto, allora, vediamo se ce n'è uno vuoto dove non qua, perché ci sono, ce la sdraio su, quindi in automatico non c'è nessuno. Vediamo se si riesce a vedere il nulla, perché ci sono tutte le tende chiuse. Vabbè, comunque sia, c'è un bel patio. Non è detto che non ci sia nessuno. Ah, non è detto, ma sì, c'è il carrellino qua della spesa. Il si vede? Si vede? No, non vorrei passare da guardona. Non c'è nessuno? No. Allora, vediamo cosa riesco. Ah sì, un po' si vede. Quindi si vede la cucina e poi basta. E qua si vede che c'è il muro, c'è la camera. La camera si vede? No, non si vede. Questo è figo, no? Questo è bellissimo. Tanto è vero che siamo anche stati un attimino tentati, perché questo è decisamente più bello rispetto a quello di settembre. Però costa anche un po' di più. Se questo costa, sono 400 euro in più. Ciao! Qua c'è, allora, cosa che forse non vi ho detto, ma che si percepisce, questo è un campeggio eco green. Sono qua? Ah noi, sì, noi ecco, lo stavo dicendo. Strada. Sì, noi abbiamo uno di questo, quindi questa strada qua, salute. Grazie. E sono uno di questi, però appunto non ti sanno garantire, nonostante tu scegli il numero, dici vorrei quello, loro ti dicono ni. Nel senso che loro dicono ok, sì, me lo segno, però se prima di noi c'è una famiglia che lo prende per 3 settimane o 2 settimane, non è che possono fargli fare una settimana da una parte e una settimana dall'altra. Questo è quello che ci hanno detto. Ah, poi abbiamo un campo da paddle, giochi per bambini, questo calcio, cos'è? Basket, calcio, insomma, c'è di tutto e di più. Pallavolo. Allora, poi altre informazioni utili, magari se mi ricordo, se qualcuno interessa, cerco proprio il sito, ve lo metto poi nei commenti. Se è, non è un campeggio economico, economicissimo. Poi ovviamente dipende anche dal ma non lo so, alla fine no, perché ti dico, allora, come ti avevo già detto, noi a settembre, 15 giorni, paghiamo 1.850 e alla fine hai la casa, hai il bungalow, cioè solo quello. Stavo dicendo, come prezzi, poi secondo me dipende dalla tipologia. Allora, quelle più care è la tenda che noi abbiamo preso l'anno scorso, la non plus ultra safari, dove ha di tutto di più, non so se ve la ricordate, quindi a prescindere dal bagno, i letti, la cucina era stupenda, tavolone in legno, bellissima. Quella è la più cara. Poi ci sono i vari tipi di bungalow. Però allora, quello che posso dirvi è che noi a settembre, come vi avevo già detto, a settembre nel bungalow che poi vi faremo vedere, paghiamo 1.800. Però c'è da dire che il bungalow è per 5 persone, quindi se fossimo in 5, 1.800 diviso 5 fa 350 a testa, 360. Qualcosa del genere. Ma 2 settimane, 3,50, 3,60 a testa non è molto. No, no, quindi no, non è caro. Se hai la chef Erika che cucina. Poi in più ti devi fare la spesa, è ovvio che se uno dice 1.800, dice mamma mia 1.800 solo la casa, però vi ripeto, il bungalow è da 5 persone, se sei in 5 paghi davvero 350 euro e ti fai 2 settimane e in più appunto ti devi fare poi la spesa che te la gestisci tu. Tutto ciò per dirvi che cerchiamo due coinquiline
per condividere, condividere le spese, considerando che noi abbiamo preso questo bungalow da 5, ma saremo io e Emile e Miki ci sarà solo tre giorni, una settimana e tre giorni l'altro, quindi solo che l'alternativa non c'era, perché c'era o da 2, quindi cioè il bungalow c'è, parte o da 2 o da 4 o da 5, no, o da 2 o da 5. 2, 4, 5, no, 6, da 4 non c'era, non c'era, da 4 non c'era, non ce n'erano più. E noi abbiamo prenotato all'incirca intorno al 10 di marzo e il campeggio apriva il 1 di marzo, cioè saperlo il 1 di marzo uno già prenotava, così aveva comunque sia più scelta. Ah, come si sta bene il sole. Vamos alla playa, vediamo un po' com'è il tempo. Ieri pomeriggio c'era un ventaccio. Il costume fradicio e qualcuna voglia di fragole. Ispezioniamo questo nuovo supermercato. Qualcuno vuole le fragole? Ah, un euro non è, vabbè, ce n'è 1, 2, 3, 4. Ci bastano queste? Sì, io ne mangio 2. Ne mangio 40. Però cosa c'è di buono da mangiare? Niente, perché siamo pieni di roba. Domani andiamo e abbiamo esagerato con la spesa. Dove sei? Niente ragazzi, non cercavamo un bitter, un crodino, ma non c'è, non esistono. Abbiamo guardato ovunque. E io ho appena finito un'esperienza bellissima, sono ancora un po' frastornata. Una breve sessione di 45 minuti fatta in spiaggia in totale libertà. Totale libertà anche fisica, nel senso che avevamo proprio solo la parte sotto del costume. Non c'è ancora un'area attrezzata che ci sarà più avanti, dove ci sarà la totale libertà. E questa cosa devo dire che mi ha rigenerato, cioè per un attimo ero sconnessa da tutto. C'ero io e la libertà e le mie gambe che si muovevano, che saltavano, facevano body shape, che correvo e che non me ne fregava niente di tutto quello che avevo intorno e della reazione delle persone che potevano avere a vedere me con altre pazze in senso buono come me. È stato bellissimo, bellissimo, un'esperienza bellissima che è durata davvero troppo poco. E nel frattempo, scusate, io qua a raccontare le cose ero talmente presa perché volevo raccontarvi questa cosa e ho praticamente lasciato Miki da sola a prendere tutto, anche perché volevo uscire, perché sono praticamente in maglietta, ma in bilico, in bilico, ecco, sull'asciugamano. E wow, ballare è facile, lasciarsi andare totalmente, completamente senza controllo e non sentire l'esigenza di controllare e fregarsene del giudizio altrui. Mi ha chiuso dentro. Non so perché. Ci siamo prese tutto il piazzale, tanto non c'è praticamente nessuno. Perché sotto il porticato fa davvero freddo e invece il sole si sta bene. Non credo di filmare molto oggi pomeriggio. Vabbè, ora in questo momento sono in mutande reggiseno perché il costume si sta asciugando. Due, perché ho un'esperienza, quindi mi sa che ci riaggiorniamo direttamente a cena. Allora, sono rientrata dalle mie attività. Se stai al sole, tipo in questo momento così, al sole sta bene. Come si fanno due passi avanti e come si va dentro il bungalow, va freddo. Fa davvero davvero freddo. Infatti detto, mi sono messa la felpetta perché devo sistemare sto macello. Iniziamo a sistemare un po' perché c'è il delirio.
E prima ho detto a Miki, guarda che ti suona il telefono, e lì sì, perché ho messo la sveglia alle 5. Che ore sono? Sono una sveglia, sono le 5. Allora, io sistemo un po'. Poi il programma è quello di andare a Sigez un attimo in centro perché volevo passare un attimo nel negozio di cristalli per cercare un cristallo che mi manca. E serata invece qua a Bungalow, credo che questa sera ci faremo quei due hamburger che avevamo preso, due panini con gli hamburger. E nel frattempo direi che inizio anche a raccattare un po' di cose in giro perché domani mattina si torna a casa. Buonasera, sono le ore 20, abbiamo messo su la padella dove faremo gli hamburger. Qua perché si illumina? Ah no, non È si... acceso. No, cioè nel senso... guarda, vieni a vedere come si vede nel video. Dai, sì, c'è delle cose che lampeggiano, non so Sì, e perché invece no, vedo. ragazzi, è fissa. Quindi questa sera questo con questo, l'insalata, poi ci sono le ultime fragole che le abbiamo già tagliate e pulite. Qua c'è ancora un avanzino di pasta, sapete che noi non buttiamo il nulla più assoluto. E qua i pomodori. Ultima cena. Super mega hamburger, c'è un piatto che è un pasticcio, non è un piatto, comunque sia. Abbiamo un super mega hamburger. Buon appetito! E prima di salutarvi, io e Miki stavamo parlando della Fanta. Questa è la Fanta che c'è qua, che ha un sapore totalmente, un sapore o un colore. Vi ricordate nell'ultimo video che avevo fatto vedere la mia Fanta? Cioè, la mia, quella che avevo preso, era praticamente trasparente. Questa è tanto gialla, io la sento tanto, tanto chimica. Ragazzi, detto ciò, io vi saluto, o meglio, noi vi salutiamo. Eravamo alla ricerca del telecomando perché sennò si sente più il televisore di me. Perché volevo semplicemente abbassare il televisore. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo video. E se siete stati con me, barra noi, fino alla fine di questo video vlog, nella speranza che la nostra compagnia vi abbia fatto un pochettino piacere. Io sto morendo di sonno, sono davvero ubriaca di sonno, come credo si possa percepire, ma mi conoscete. Quindi vi mando un abbraccio grandissimo, vi auguro un meraviglioso fine settimana, mi raccomando, rilassati, divertiti e soprattutto abbi cura di te. E se hai piacere, noi ci vediamo lunedì in Italia.